Oggi noi vediamo i minerali partire per lontane destinazioni anche per via di mare, con sistemi di caricamento diretti dalla miniera alla nave. Lo sfortunato ricercatore di oltre un secolo fa ci ha parlato di questa sua impresa in un epistolario molto vivo, seppure spesso amaro per le disavventure della sua inutile esplorazione.